Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Perché non si fa mix o mastering in cuffia? Ho negli ultimi tempi ricevuto tantissime richieste sul come mixare in cuffia e come scegliere le cuffie per farlo al meglio. La risposta principale è non mixare in cuffia, ossia non è corretto fare il mix in cuffia per diversi motivi, tutti collegati all'errata immagine esterna che le cuffie ci danno mentre ascoltiamo la musica. Oltremodo, ogni cuffia ha una sua risposta in frequenza più o meno bilanciata o sbilanciata verso frequenze alte o basse, che falsano spesso la percezione e quindi ci portano su una falsa strada. Insomma, sono più i problemi a cui andremo incontro che le soluzioni che andiamo cercando. Le cuffie sono spesso il nostro unico modo per ascoltare musica, specialmente in questo periodo storico. I mezzi di ascolto più diffusi in assoluto sono le cuffie e gli speaker Bluetooth mono, ma in fase di mix e mastering è necessario avere un'immagine stereo pura su cui poter lavorare e creare la dimensione giusta per ogni strumento, voce compresa. Iniziamo col dire cosa sia un segnale stereo. In sostanza è un'immagine audio spaziale che viene riprodotta di fronte all'ascoltatore. Proprio la combinazione e la posizione delle casse in una certa posizione ci danno il senso dell'immagine stereo, ossia segnale sinistro, centro e destro. Infatti proprio la posizione centrale è un'immagine data da alcune porzioni di suono provenienti dalla cassa sinistra che finiscono anche nell'orecchio destro e viceversa. Questo ci fa capire che in cuffia, avendo le orecchie isolate, quello che andremo ad ascoltare non sarà l'esatta riproduzione del segnale centrale, come avviene invece di fronte alle casse. Non ci sarà modo quindi di ascoltare il canale centrale come è stato effettivamente creato in studio. Perdiamo quindi il riferimento del segnale mid e se mixiamo in cuffia rischiamo di alzarlo troppo o nasconderlo troppo o nasconderlo, arrivando ad un mix finale poco utile ed inascoltabile proprio su apparecchi mono, come ad esempio le casse Bluetooth o dallo speaker del telefono o peggio da un impianto stereo vero. In cuffia possiamo fare altro, come ad esempio il recording, l'editing e anche l'arrangiamento di un brano, sistemare alcuni livelli sui bassi qualora le nostre casse home li riproducono male o in maniera eccessiva. Esistono però alcuni software in grado di migliorare l'ascolto in cuffia, primo su tutti il Sonarworks Reference 4 che abbiamo già visto in un altro video, vi invito a cercarlo sul mio canale, o la nuova versione più economica TrueFi. Questo sistema incorpora correzioni alla cuffia che la rendono più lineare possibile, con un database di marchi e modelli molto ampio, quasi sicuramente ha la correzione adatta al nostro sistema di ascolto. Già questo limita molto i danni che potremmo fare in fase di correzione del mix utilizzando quindi la cuffia. Un altro sistema è il Mix Checker Pro della Audifeed, che vedremo in un altro video tra poco, che mostra un'equalizzazione per ogni tipo di dispositivo di ascolto esterno, ossia emula grosso modo i device di ascolto, cercando di farci capire la criticità del mix se ascoltato su altri dispositivi come casse, TV, iPad, iPhone, cuffiette, auto, radio, versione mono, eccetera eccetera. C'è poi chi si è spinto oltre, emulando quella porzione di suono destro o sinistro che finiscono nell'orecchio destro e sinistro, ricreando un falso centro. Ovviamente queste emulazioni non prendono in considerazione il fatto che la testa potrebbe spostarsi anche leggermente verso destra o sinistra, ma ipotizzano uno sweet spot fisso. Per chi non lo sa, lo sweet spot è il punto perfetto per l'ascolto delle casse, generalmente identificato con l'apice di un triangolo equilatero. Waves fa un'emulazione di questo sistema chiamato NX, Virtual Mix Room. Questo sistema lavora anche con hardware dedicato in grado di percepire lo spostamento della testa, chiamato Head Tracker. Cercheremo di recensirlo in un video prossimamente. Tone Booster ha una sua alternativa chiamata Speaker Setup Designer, con cui possiamo addirittura costruire il tipo di cassa da emulare, incluso nel pacchetto Bass Tools, molto economico, da 40 euro, o Morfit con 207 profilazioni di cuffie differenti sullo stile di Sonarworks.
Infine, la New Audio Technology mette a disposizione un suo sistema di mix virtuale molto utile chiamato Spatial Sound Card, in grado di farci raggiungere una virtualizzazione dei sistemi 7.1. È un tipo di plugin creato per poter mixare in cuffia cercando di emulare appunto la rotazione a 360 gradi del suono, utilissimo per chi lavora in sound design per videogames. O in alternativa esiste una versione hardware creata da SPL chiamata Phonitor 2, molto convincente ma dal costo non proprio home. Sono tutti sistemi molto validi per la verifica del nostro mix, ma non li prenderei come riferimento per un mix dove invece l'ambiente e gli speaker reali legati appunto allo sweet spot nell'ambiente contribuiscono in maniera definitiva ad un coinvolgimento realistico nella fase di mix e mastering. Il consiglio come sempre è quello di scaricare tutti i demo dai relativi siti e provare con la propria attrezzatura in casa. L'unica vera condizione è quella di lavorare con cuffie pro, evitando quindi di farli girare su cuffie economiche e peggiorare ancora di più la situazione. Le cuffie che mi sento di consigliare in questo momento sono le Beyerdynamics DT990 Pro. Le ho trovate molto convincenti, sono cuffie aperte, quindi non adatte al recording, ma che permettono un ascolto molto definito e lineare, simile, molto simile alle casse Genelec per intenderci. Spero che questo tutorial vi sia stato utile. Vi aspetto ai miei seminari al corso professionale presso il mio studio nei corsi online, dove gli argomenti verranno affrontati in maniera semplice ed accurata. Verrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme e le finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi i vostri commenti sotto. Ciao, a presto!